che le sembrava che nulla avesse avuto senso e lei aveva avuto una vita felice, no? Diceva che non aveva paura di morire e soprattutto che Questo lo non diceva le... quando Quello era diceva quando era forte. forte, quando si preparava a morire in maniera fattiva, diceva che non poteva lamentarsi perché la sua vita era stata felice. Ma messa di fronte a questa sensazione di nulla, di vuoto, non era più in grado di trovarne il senso, per cui non voleva comunicarmi una cosa, stava cercando fortemente una cosa. E poi finalmente qualcosa è Di arrivato. che cosa? Sono arrivati i ricciolini, sono... I rotolini dietro le orecchie sono arrivati, Cosa sono? sono emerse delle cose da questa ovatta, da questo mare d'ovatta dove non emergeva niente, dove lei non sognava più, dove faceva tanta fatica a pensare. A un certo punto, dove si lamentava tanto di quel povero uomo, di suo marito, di quanto gliene ha fatte passare, via Lei a dicendo. lui o lui a lei? Lui a lei. Ed era vero? Sicuramente era vero, chi non fa vedere i sorci verdi è la persona che ama, insomma. Piano piano hanno cominciato ad emergere dei ricordi, hanno cominciato ad emergere delle piccolissime sensazioni piacevoli, sensazioni microscopiche però, sensazioni vitali, dei ricordi, dei frammenti di ricordi. Le gofre, frittelle che mangiava in Belgio in vacanza, un momento bello insieme a Gianfranco, insieme a suo marito in una birreria a Chartres, dei piccolissimi ricordi di vita con i figli, di vita con Gianfranco e anche tutta questa cultura, l'è venuto. Lì per lì, nel rullo compressore, in questo nulla, è venuto un rigetto per tutto lo sforzo, per tutta la fatica che aveva fatto per essere una donna intelligente, per cui con una grandissima voglia di buttare a mare tutta questa performance culturale che uno ha fatto durante la sua Come l'ha espressa esistenza, questo no? rifiuto della cultura che aveva accumulato? Se l'è presa uno per tutti con Rifkin. Cioè, Rifkin ha fatto le spese di tutta la cultura, diceva che in questo mare di ovatta non sentiva più il bisogno di tutti quei libri, tutta quella cultura, diceva adesso non ce n'è più bisogno e forse non ce n'era bisogno neanche prima. Dice leggere Rifkin, tutto quel Rifkin, io non sapevo, non mi ero mai accorto che avesse letto tutto sto Rifkin, non è che trovavo neanche libri in casa, però dice non ce n'è più bisogno, forse non ce n'era bisogno neanche prima, troppo Rifkin, tutto Ma ha espresso dei rimpianti? questo. No, non ha espresso rimpianti, rimpianti ha sempre detto in quel periodo abbastanza chiaramente di non averne, avrebbe voluto più. Vivere le cose in maniera meno ansiogena, questo sì, avrebbe voluto prendersi più tempo per fare delle cose per sé, per stare con i bambini, invece che appunto correre dietro al lavoro, alla cultura, a questo sforzo di essere più intelligente, insomma. Ora, tu sei un drammaturgo, sei un autore e ci stai raccontando tutto questo come poi è diventata la pièce che hai scritto e che hai rappresentato, però eri e sei anche suo figlio e quindi ti vorrei anche chiedere emotivamente come hai vissuto quel mese. Questo non lo so in realtà, non lo so esattamente, non lo so particolarmente bene, quello che sto cercando di scoprire facendolo in teatro. Immagino che non stavo particolarmente bene, ovviamente, immagino che non stavo particolarmente bene, conoscendomi, immagino di aver dissimulato meglio che potevo il mio non stare particolarmente bene, no? Tua sorella come stava? Mia sorella lì per lì ha avuto, poverina, mia sorella è molto più piccola di me, aveva 22 anni all'epoca, per cui Aveva appena perso il aveva appena padre. perso il padre che non le aveva fatto piacere, e per cui lì per lì quando si è profilata l'eventualità
di trasferirsi in ospedale, di avventurarsi in una lunga e piacevole agonia. Mia sorella ha messo avanti delle esigenze personali e reali, tra cui di occuparsi molto molto dell'università, che era qualcosa tra l'altro sul quale aveva la sensazione di aver un pochino deluso suo padre, perché l'anno prima aveva cambiato facoltà, delle cose del genere, per cui si è impegnata in maniera molto molto decisa nell'università, naturalmente senza trascurare la sua mamma, veniva, però abbiamo fatto delle scelte diverse, in realtà professionali tutte e due, perché una sì, no, non ho problemi ad ammettere che una parte della mia curiosità nel stare vicino a mia mamma in quel momento era di tipo estetico. Cosa volevi capire? Volevo capire cosa succede quando uno muore. Mi interessava veramente, veramente tanto quello che aveva nella testa e mi interessava anche la mia posizione, mi interessava. E pensi di averlo capito? Non penso di averlo capito, però appunto dico, da un punto di vista estetico mi interessava, non penso di averlo capito, però penso di essere in grado di restituirlo, penso di essere in grado di riprodurlo abbastanza bene. Adesso Io ricordo. ho Sì. letto la pièce, non l'ho vista e spero di vederla presto, perché è anche molto divertente. Sì, questa è una cosa molto importante per me, questa è. È divertente come uno non si può immaginare sentendo questo racconto, forse. E forse questo è il tuo modo di scrivere, che è Questo è il capace. mio modo di scrivere, ma questo è anche il mio modo di vivere, ed era in qualche modo il modo di vivere di mia mamma, di non far tragedie, ma di non far tragedie non perché sia disdicevole, ma il non avere un atteggiamento drammatico nei Un drammaturgo che confronti non vuol fare le dell'esistenza. tragedie. Questa è una tragedia, però io non ho. Come persona sono terrorizzato naturalmente dalla tragedia, della morte, della malattia, e forse dopo questa storia lo sono di più e non di meno. Però come spettatore io non ho paura della tragedia, mi diverte molto, mi interessa e mi dispiace che il nostro paese culturalmente sia così poco in contatto con la tragedia, perché questo crea un meccanismo con la rappresentazione, perché questo Come crea reagisce la dei gente tabù. che viene a teatro a Esatto, vedere? infatti questo è il punto. La gente pensa, c'è ovviamente una buona parte di persone, c'è il pubblico che è il pubblico felice, insomma, quelli che capiscono la storia, la nostra tragedia, ci entrano dentro, la amano tantissimo e sono contenti di essere stati invitati a far parte di questa famiglia, a far parte di questa morte in ospedale, per il fatto che gli piace riconoscersi in questa vicenda che è raccontata in una maniera non drammatica, ma è raccontata come la vita, dove si ride e si piange senza una scelta di genere, no? E invece qualcuno reagisce, insomma, ci rimane male o soccombe alla messa in scena del tabù, per cui non trova niente di bello. Non trova assolutamente niente di bello nell'assistere alla rappresentazione della malattia e la morte, oppure reagisce con una certa forma di indignazione per il fatto che noi non siamo compunti. È un pochino come se facessimo le puzzette in chiesa, no? C'è la messa, bisognerebbe stare, la messa dei morti addirittura, bisognerebbe stare compunti e fare la faccia, quelli che fanno le prime della classe alle elementari quando recitano le poesie, no? Devo recitare la poesia, per cui La faccio assumo una ispirata. faccia da poesia, no? Un'ispirazione compunta, un po' stampo da estetica vetro cattolica, no? E noi in qualche maniera, per il fatto che che ci permettiamo di vivere la malattia in una maniera diversa, produciamo qualcosa di disdicevole. C'è un personaggio nella commedia che io amo molto,
che è un personaggio che ha una sola battuta, che però è molto indicativa, che è il nostro vicino di stanza. C'è un momento tragicissimo nel quale noi stiamo imboccando Maria Pia, che non vuole a nessun costo inghiottire. Allora noi apparecchiamo naturalmente tutto un teatrino, tutto uno spettacolino, cerchiamo di farla ridere, di rendere divertente questa cosa. Lei effettivamente si diverte, per cui si disamora alla cosa che avrebbe dovuto fare, che è mangiare, deglutire, e si mette invece a partecipare di questa specie di festicciola ospedaliera. Quindi, come succedeva spesso, noi ci troviamo a fare baccano nella nostra stanza e soprattutto a ridere in ospedale. E irrompe molto arrabbiato, questo appunto è un fatto storico, irrompe molto arrabbiato il nostro vicino di stanza, quello che stava nell'altra stanza, che sta vivendo una situazione assolutamente identica, simmetrica, come simmetrico il corridoio con sua moglie invece che con sua mamma, e ci sgrida tantissimo a tutti quanti con queste parole: voi qui ridete e scherzate, ma guardate che qui c'è gente che soffre davvero. Poi se ne va, cosa è successo, cosa non è successo, mia mamma si fa spiegare, diciamo, guarda, ci hanno sgridato perché hanno detto che loro soffrono davvero. Mia mamma dice, va bene, cercheremo, ci accordiamo sul fatto che dovremmo essere più compunti per rispetto nei confronti del vicino di stanza. Allora, il vicino ovviamente non entra nel merito di come dovrebbe lui vivere le sue disgrazie, no? Poveretto, era nella nostra situazione, l'ha vissuta come poteva e come gli piaceva, ma interpreta bene l'atteggiamento di un certo pubblico e soprattutto anche di tanti addetti ai lavori, di tanta gente che fa un mestiere come il mio o simile al mio rispetto a certi temi, no? C'è un atteggiamento obbligatorio, che è quello della compunzione. Se noi facciamo così, vuol dire che facciamo male, perché non stiamo soffrendo bene, soffrendo davvero. Senti, come Fausto, si deve. Come se n'è andata la mamma? E piano piano si è spenta sempre di più. Io ho smesso di intervistarla quando ho visto che lei aveva piacere ancora di parlare, ma quando ha perso completamente di vista l'azione di scrivere, di fare questa cosa per gli altri. Allora, quando ho visto che lei non aveva più in mente, ho smesso, perché mi sembrava sennò osceno star lì a rubarle delle cose che lei non voleva dire pubblicamente, perché è un diario pubblico ovviamente. E per cui abbiamo parlato sempre di meno, e poi siamo andati sempre di più verso una vita fatta di relazione sempre meno verbale. Le parole piano piano si sono staccate dal loro significato, hanno avuto un significato sempre più astratto, e poi è finito in una vita fatta di sorrisi, e poi sono finiti i sorrisi, è iniziato quello che i medici dicevano che era un coma epatico, che è quando una persona comincia a essere quasi completamente inespressiva e i contatti diventano sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Però direi che in qualche modo, fino a quando non è morta davvero, abbiamo avuto, mi pare, sempre la sensazione che ci fosse un punto di contatto, almeno uno al giorno. Senti, beh, stavolta abbiamo parlato del diario di Maria Pia, in realtà con uno come te ci sarebbe da parlare di cinema, insomma, delle mille cose che fai, però insomma volevamo parlarne bene. E dici solo se sarà rappresentato ancora e se riusciremo a vederlo. Ah, io spero tanto di sì. Noi... Da chi dipende? Dipende un pochino dal Teatro Regionale Alessandrino, che sono i produttori dello spettacolo. È un teatro molto piccolo, ma insomma sforzandosi siamo riusciti. Ma tu sei il giovane prodigio del teatro italiano. Ah, non è mica facile, non è facile. Ho letto delle critiche entusiastiche. Non è facile. Poi dipende dai teatri che lo vogliono comprare. Questo è uno spettacolo piccolino, però è fatto in grazia di Dio. Sono Vabbè, quando lo fai noi ci saremo. Va bene. Ciao Fausto. Ciao. Grazie. Grazie.